Sì, io ti ringrazio Laura perché lei ha fatto la regia del reading che facemmo lo scorso anno a New York su Celeste e Galileo. Colgo l'occasione per ringraziarti pubblicamente. Ecco, tu però sei in Italia per la presentazione che è già avvenuta a Roma di un lavoro teatrale americano. Sì. Di che si tratta? Allora, abbiamo presentato Sister Cosinont, che è di Dave Johnson, che è un nostro collaboratore e americano del sud degli Stati Uniti. E abbiamo presentato questo spettacolo a Roma e in provincia di Perugia per il momento. E si tratta di un atto unico, brevissimo, di una storia di tre donne e di tutto quello che le donne vivono e sopportano e subiscono nelle loro vite, e il luogo era una casa, per cui tutto quello che si svolge dentro una casa e che non si sa al di fuori della casa, cioè al di fuori e tutto va bene, dentro ci sono le tragedie, i drammi, eccetera, eccetera. E questa è un po' l'idea, siccome noi portiamo il teatro italiano a New York, e l'idea adesso è di fare anche il viceversa, cioè di portare il teatro internazionale, iniziando da quello americano, in Italia. Hai anche dei contatti con la Toscana, credo, no? Sì, abbiamo dei contatti con la Toscana, oltre al fatto che mia madre è di Firenze, e questo credo che sia il maggior contatto con la Toscana. Però sì, abbiamo dei contatti con la Toscana per un festival che stiamo preparando di base a Roma, sul teatro in traduzione, proprio opere prime in traduzione italiana. Abbiamo contatti con Arezzo per fare per portare gli stessi autori ad Arezzo e fare degli incontri e delle letture, e poi anche su Firenze. Poi c'è invece un grosso progetto che riguarda proprio New York. Mario Fratti ha iniziato questa rassegna. Noi avevamo iniziato anni fa a fare letture di testi in traduzione o di testi italiani in versione bilingue, presentate in versione bilingue. Mario, che ovviamente è una persona molto importante a New York ed è veramente il monumento del teatro italiano a New York, e ha iniziato questa rassegna che si svolge ogni ottobre, che è il mese della cultura italiana, e insieme a lui vogliamo far crescere questa rassegna in modo che diventi un appuntamento per il teatro italiano a New York in lettura, molto semplice, letture drammatizzate però, un momento in cui il pubblico può venire a vedere veramente cosa succede in Italia.